bunnies, coniglietti ciccioni. Non mi sembra abbiano tantissima paura. Che simpatici. Che ciccioli. E qui abbiamo un coniglietto da davanti e un coniglietto da di dietro. Guarda che carino, questo è nuovo. Anche lui è nuovo, o lei, ha il fiocchetto. Buongiorno, vorrei tanto cominciare questo vlog, ma non trovo le caramelle. Questa cosa mi sta prendendo più del vlog. Ah no, eccole qua. Giusto, sì, ecco. Queste sono le migliori caramelle, anche tra tutte le Fisherman. Queste sono sicuramente le migliori, sia per la composizione, sia anche per il gusto che ti stona, ti scuote tanto per quanto sono fresche. Ti stona, mi sa che un po' abruzzese forse, diciamo centro-meridionale, va? Buongiorno. Buongiorno. No, ma senti i rumori dei pappagalli. Non so se riuscite a distinguerli lì su, sugli alberi. Io sì, a occhio nudo vedo proprio il verde dei pappagalli. Ci inoltriamo sotto il ponte, con sopra i treni che passano veloci veloci. Certe volte guardo i video e sembra sempre che io mi muova in città piene di ponti, ma non è che le città sono piene di ponti, è che io quando esco dalla stazione a piedi mi muovo nei pressi delle stazioni e quindi per questo ci sono i ponti sotto i binari, ecco. Il tempo è brutto, ma in realtà è bello perché non piove. Non mi sono pulita la punta delle scarpe oggi a quanto pare. Poco fa sono andata a spedire un pacchetto a Benedetta. Questo pacchetto farà il giro del mondo praticamente e l'ho spedito più che altro per vedere quanto ci impiega e se arriva, visto che qui ormai è una consuetudine rubare la posta e farla sparire. Belle finestre, belle vetrate. Qui le decorazioni dietro le finestre sono una consuetudine, ma ovviamente anche se andate in Inghilterra ve ne sarete sicuramente accorte e accorti. Vedete che comunque è buio, nonostante sia aprile, comunque le giornate durante il giorno sono comunque buie. Vedete l'alce? C'era una signora alla finestra, ha aperto la finestra, mi ha detto scusi lei che sta facendo, io gli ho detto foto perché mi piacciono le case, lei è rimasta tutta contenta, mi ha raccontato che queste case sono dell'inizio del secolo ed erano case per i lavoratori, ma io lo sapevo già. Normale amministrazione, il cantiere con i buchi per riparare le fogne. L'immondizia che non si trova dove si dovrebbe trovare,
ossia dentro il cassonetto, questo è il cassonetto per i vestiti vecchi, e transenne, transenne dappertutto, con i mezzi del cantiere lasciati così. La moda. Il pezzo di cantiere è così, in mezzo a nulla, e le testimonianze tipicamente locali. Notare il prezzo. Questi due sono troppo simpatici. Guarda, che bello questo coniglio di legno. La signora ci catapulta, e men che non si dica, nel mainland cinese proprio. Sembra subito di stare in un film, o perlomeno a me sembra subito di stare in un film, e di questo sono molto grata alla signora. Qui c'era un fantastico negozio di occhiali che però, come vedete, è vuoto, è stato chiuso perché c'è crisi. Era un negozio come Salmoiraghi Viganò, costretto a chiudere, significa che siamo messi un po' male, come vi dico sempre. Appena ho girato l'angolo, qui dentro vedete tutto vuoto. Qui c'era una volta una filiale di Strauss e adesso è chiuso, non c'è più, non esiste più. Strauss, come sempre, mi va il den. Qualcosa di molto strano, una confezione senza etichetta. Non c'è l'etichetta davanti, c'è solo quella di dietro e anche quella successiva. Cacciare improvvisa, chiasso improvviso, perché ci sono i cinesi. Tutti che ridono, perché giustamente i cinesi sono molto molto rumorosi. E io sono venuta qui per comprare una cosa ben precisa che però non so se si vende già anche al DEM. L'ho trovata ieri al Rossmann e ce la siamo divorata. E quindi sono tornata qui a vedere se per caso c'è anche qui. Boh, la marca è questa. Erano dei mini brezel, piccoli piccoli, non salati, fatti di farina di farro integrale più farina di lenticchie. Mannaggia. No, farina di ceci. Mannaggia. Queste anche. Sono un qualcosa che compro sempre, però proprio non ci sono. Sto guardando un po' dappertutto, ma purtroppo non ci sono, non sono ancora arrivati. Mille articoli, tutti dello stesso tipo. Ed ecco la commessa che tenta di spiegargli che se ne deve comprare solo uno di articolo, non se ne possono comprare 10.000. Questo è molto bello perché almeno ci provano a spiegarlo. E adesso la commessa racconta alle colleghe che ci ho provato a spiegare. Perché in realtà cosa fanno? Cosa succede? I cinesi vengono, riempiono i carrelli, vengono a gruppi, no? Riempiono i carrelli solo di un solo articolo, tipo le creme per le mani, solo di una sola marca e solo di un tipo. E poi li rivendono tipo su eBay, su Amazon, a prezzi molto molto rialzati, oppure li rivendono in falsi DM in Cina.
però ce ne andiamo perché non ho trovato quello che volevo comprare. Che pulizia. Dal panettiere c'è leggermente un po' di fila. Gli asparagi da un lato e dall'altro lato la macchina che li pela. Oppela. Pesiamo le banane. Yogurt preferito. Il cestino già mi pesa in mano, figuriamoci nella borsa per tutta la strada. Mamma mia, devo comprare la cioccolata Stefania. Va, però io francamente, siccome non ho i soldi infiniti, mi sono un po' stufata che faccio la spesa a tutti quelli che conosco. E siccome sono italiana e siccome sono simpatica, riporto sempre anche un regalino, un pensierino, perché mi sembra giusto fare così. Loro però a me mai, perché loro sono tedeschi. E quindi dopo 10 anni di sta storia basta, no? Cioè, tregua. Soldi pronti, borsa pronta. Ecco fatto, la spesa si mette dentro subito per non intralciare l'altra gente che ha fretta di andare a casa e niente, tutto si svolge molto velocemente. Qui l'edicola dei giornali internazionali, anzi l'angolino dei giornali internazionali mi fa improvvisamente ricordare che questa settimana non sono andata a comprare Vanity Fair. Intanto vedo che qui è uscito il mio giornale preferito, la mia rivista preferita, che è questa. Questo. Tutti questi giornali qui sono i miei preferiti. Mi fa un po' piangere questa rivista quando esce perché costa un sacco di soldi e ce ne possiamo andare. Io generalmente pensierini li compro sia perché mi fa piacere fare dei piccoli regali sia perché io funziono così, siccome mi trovo in una città che non è quella in cui abito, cioè la spesa durante tutto il tempo in cui rimango in un posto la devo posare da qualche parte e quindi la poso da amici nel frigo degli amici e poi prima di ripartire me la vado a riprendere e già che mi ci trovo faccio la spesa anche a loro. Infatti una mia amica un giorno mi ha fatto notare, mi ha detto: Vale, ma tu inutile che vai comprando pensierini, perché già comunque fai un grande favore a questa gente andandogli a fare di sana pianta la spesa, che se loro se la lasciassero fare dai servizi appositi dei supermercati non saprebbero che cavolo gli ci mettono dentro, cioè mele ammaccate, cose così, ma soprattutto gli costerebbe molto di più. Invece i furbi la fanno fare a te, tutto è gratis, in più c'hanno pure il regalino, in effetti. Così, come se niente fosse, sulle labbra c'è Whirl di Mac. Invece per strada c'è un mobiletto. Adesso sono in banca, la banca ha preparato tutti gli ovetti di Pasqua, la cioccolata di Pasqua per le persone che eventualmente vengono e usufruiscono dei servizi.
Non so se vi siete accorti che all'interno del negozio c'era anche Stefan, perché infatti ci siamo dati appuntamento per fare gli acquisti di Pasqua poi da regalare. E c'ho 70 euro di roba, io sono senza parole. Adesso Stefan se n'è andato con le bustone e io invece sto andando a comprarmi il giornale italiano. Oggi grandi su e giù perché poi cominciano le vacanze di Pasqua e è tutto chiuso per un po' di giorni. Oh, mi viene in mente improvvisamente adesso. Stefan se n'è andato, mica mi ha dato i soldi. Ah, vabbè. Cioè siamo andati in banca appunto perché lui doveva prendere soldi da ridarmi. Ma io non so veramente. Ma infatti scema anche io che me ne sono dimenticata. Cioè, ma io non posso stare sempre come un cane da guardia a ricordare cose alla gente. Questa borsina è così graziosa. Dai, dai, Vale, corri, corri prima che il semaforo ridiventi rosso. Dai, dai. Certo, la signorina sta invitando qualcuno a bere un fantastico smoothie. E così è la gente moderna, no? Ci si invita a bere uno smoothie. Uno smoothie, uno smoothie. Il tempo è ventoso, tendente al nuvoloso, quasi come se stesse per piovere, però non piove mai. Oh signori, ma sto rettile stinco. Ora sono qui che aspetto il mio breakfast con cookie.